lascio la parola per un saluto a Diana. Diana ogni volta trema quando deve parlare in pubblico. Non devi preoccuparti di nulla, perché è una serata sincera. Quindi siamo qui, solo noi stessi, senza maschere, senza armature. Buonasera. Allora, come Tommaso ha detto che questa sera è la serata delle stelle, l'Associazione Amici per la Vita compie 25 anni, e compie anche 25 anni che Mario non c'è più. Io vorrei abbracciare anche tutti gli altri ragazzi di Ortona che hanno avuto questa sfortuna, e volevo fare un nome che non abbiamo mai fatto, di Fasiello, che ha partecipato all'Associazione Amici per la Vita, e io volevo ricordarlo perché so che è un vostro amico e lo volevo ricordare anche in questo momento. Perché salire sul palco è sempre una grande emozione, e vi ringrazio di cuore per questa serata, ringrazio Tommaso che mi sostiene sempre. Questa serata sarà devoluta per la ricerca, e che qui abbiamo la nostra dottoressa Bonfini, che tutto conoscete, di Ortona, che è una nostra, diciamo, nostra stella, anche lei, che è una grande ricercatrice, ma noi penso che voi conosciate meglio di me, che non sono di Ortona, ma che ne approfitto sempre. E passo la voce alla dottoressa, e noi devolveremo una parte del ricavato per la ricerca e poi per i bambini con Tommaso, che andremo a comprare i giocattoli per l'oco e metodologia pediatrica di Pescara. Grazie mille. Grazie. Saluto il nostro sindaco Leo Castiglione e tutti voi che avete avuto la sensibilità stasera di partecipare a questa bellissima serata. Poche parole, non voglio rubare spazio a queste belle parole di ringraziamento a Adriana, che costituisce un vulcano, penso che tutte le associazioni dovrebbero avere una persona del genere, perché è infaticabile e non conosce veramente ostacoli. Io l'ho conosciuta personalmente ed è una persona che, nel senso di questa serata, ha saputo cogliere dai problemi, dalle sofferenze, il senso della vita, cioè accettare e cercare di migliorarsi e donarsi per gli altri. Questo è un senso che io ammiro moltissimo in lei, e per questo vorrei tributare il mio personale e quello di tutti voi applauso ad Adriana. Ringraziamento a questa band che sinceramente non conoscevo, perdonatemi, anche se sono ortonese, purtroppo il mio lavoro mi ruba tantissimo a quelle che possono essere poi delle situazioni più piacevoli, e vorrei ringraziarvi personalmente dandovi la mano. Grazie veramente. Poi, che dirvi, non voglio annoiarvi, però l'altro senso di queste mie parole sono quelle di un impegno per questo sostegno che ci dà questa associazione, a cercare veramente di fare del nostro meglio. Voi tutti sapete che il Dipartimento di Ematologia di Pescara lavora da 40 anni cercando di veramente fare la medicina di frontiera, e questo è quello che abbiamo sempre fatto, che hanno fatto quelli che ci
ci hanno preceduto e mi auguro quelli che seguiranno il percorso che noi stiamo continuando a fare. Io personalmente dirigo una nuova struttura che è quella che si impegnerà a creare dei nuovi prodotti biologici che serviranno per mettere a punto delle nuove terapie cliniche, per fare delle nuove terapie, ingegnerizzare, diciamo così, delle cellule che saranno capaci di svolgere un'azione antitumorale come cellule target e di mettere a punto anche delle cellule che serviranno per evitare delle complicanze post trapianto. Per fare tutto questo c'è l'impegno di tantissime persone, di un grande staff e sono necessari tantissimi fondi. Purtroppo voi sapete che la sanità in questo momento ha grandissimi problemi. Pensate che il materiale che serve per queste nuove terapie, per le forme più semplici, impiega circa 20.000 euro e per le modalità più avanzate di terapia genica ne occorrono 600.000. Però chiaramente la vita di un paziente vale molto. Per questo accettiamo molto volentieri il sostegno, il supporto delle istituzioni, chiaramente, e soprattutto delle piccole sforzi che possono fare queste donazioni. Grazie Adriana e grazie ancora a tutti. Grazie. Grazie Anna. Anna era qui con il suo